grande scarico di David Owens per la schiacciata di Sean Sorok, che ha preso la linea di fondo, ne ha inchiodati di forza due in canestro, ha preso pure il fallo. Vedremo se andrà per la vittoria o per il pareggio. Cipres vuole andare per il pareggio, lo cancella Jermaine Jones. Hawkins a mettere ancora pressione su Rivers, e poi però viene perso Rivers, salta un po' tutto, scarico per Motiei Unas che schiaccia, prende anche fallo. Meno quella di Jaber, Vitali salva direttamente nelle mani di Mordente, 4 contro 1 e Maciulis va sopra il ferro per la schiacciata. Segrete va a realizzare di bella i limiti del blocco in movimento, quello di Jermaine Jones, poi va a realizzare da tre punti Simone Cotani, un grandissimo canestro da parte dell'ex giocatore di Biella da 20 metri. Siamo nel terzo minuto del terzo quarto, l'attacco del club che è sotto di uno in questo momento. Jackson, grande fiducia, si vede. Per Michel Morandé che prende la tripla e va a segno, la bomba da parte di Randy da parte di Michel Morandé. Non ha scelto l'opzione di fare fallo, c'è pareggio. 7 secondi, bisogna avvicinarsi. Luke Jackson si complica la vita, la palla non va a rimbalzo di Sherrod Ford che la mette, segna ed è finita. Sherrod Ford segna il canestro della vittoria che può valere una salvezza allo scadere. ...25 punti di Slay, 22 quelli di Jones, attenzione alla rimessa di Fabio Di Bella, il blocco di Jones per l'uscita di Riviere, che vorrebbe palla, riceve Bowers, si alza quasi da metà campo, Bowers! Che canestro! E fa vincere la Pepsi Caserta, Timmy Bowers, con un canestro incredibile, quasi da metà campo!